Sapevi che la musica potrebbe aiutarti a tenere a bada quelle zanzare fastidiose? Non di tutti i generi, però. Secondo uno studio pubblicato nel 2019 sulla rivista Acta Topica, la musica dance elettronica potrebbe spaventare gli insetti perché combina alte e basse frequenze e di solito è parecchio rumorosa, con toni crescenti durante la canzone. Bene, quindi immagina di essere in una stanza completamente buia e di trascorrerci dentro un paio di minuti a occhi chiusi. Cosa ti aspetti di vedere una volta aperti gli occhi? Buio pesto? Ecco una sorpresa per te. Quello che vedrai in realtà è una sorta di sfumatura grigio scuro. La cosa più curiosa è che questa particolare sfumatura di colore ha un nome, Eigengrau, che in tedesco significa grigio. Ora, spero che questo non ti succeda mai, ma se ti si stacca del tutto un'unghia, ci vorrà del tempo affinché ricresca. C'è anche una ricerca sull'argomento che dice che perché le unghie crescano dalla base alla punta ci vogliono circa 6 mesi. Per le unghie dei piedi può volerci fino a un anno intero. Comunque non crescono alla stessa velocità su entrambe le mani. Sulla mano dominante e sulle dita più grandi tendono a crescere più velocemente. Tendono anche a crescere più velocemente durante il giorno e durante la stagione estiva. C'è un materiale molto forte nascosto all'interno dei nostri organismi. Gli specialisti, infatti, affermano che l'osso umano è sia più forte dell'acciaio che del cemento. Sì, perché circa 16 cm cubi di osso possono tecnicamente sostenere un carico di 8600 kg, più o meno il peso di 5 camion. Ecco, quindi le tue ossa sono 4 volte più forti del cemento. Parlando di cose in cui il corpo umano è molto performante, come portare 4 piatti insieme al ristorante, quando il tuo cervello invia informazioni attraverso i nervi, lo fa attraverso un processo che può arrivare alla velocità di 322 km orari. Non te lo aspetteresti, ma il materiale naturale più duro trovato sul nostro pianeta si trova in una creatura molto piccola, che si chiama lumaca acquatica. I suoi denti possono resistere a una pressione maggiore di quella necessaria per trasformare il carbonio in diamanti. Ti sei mai chiesto perché la barra spaziatrice è così lunga? È progettata in questo modo per facilitare l'inserimento di spazi con entrambi i pollici, in modo agevole, durante la digitazione. Ecco perché si trova nella riga più bassa delle tastiere. Se visiti un museo di storia naturale, molto probabilmente penserai che i dinosauri siano stati imparentati con le lucertole, eppure in realtà hanno più cose in comune con gli uccelli che con i rettili. Nel 2008, dei ricercatori dell'Università di Harvard hanno persino confermato che il famoso T-Rex condivide più informazioni genetiche con i polli che con gli alligatori. E tu che pensavi di avere dei parenti strani? C'è una città chiamata Roma o Rom in ogni continente della Terra. Ok, a parte in Antartide, però lì ci sono solo ghiaccio e neve. Ogni volta che devi comprarti un paio di scarpe personalizzate o se devi prendere la misura dei piedi in negozio, il venditore usa uno strumento di metallo dall'aspetto curioso, di nome dispositivo Brannock. Fu inventato da un uomo di nome Charles Brannock, che lo brevettò nel 1926. La Brannock Device Company continua a produrli tuttora. Comunque il mio piede è lungo un piede. Alcuni cani non abbaiano. Alcuni cani piccoli abbaiano in modo più acuto, mentre quelli più grandi fanno ululati più profondi e ringhi bassi, ma il Basenji non abbaia affatto. Non sono silenziosi però, comunicano attraverso suoni simili a una risata o a uno yodel. Che bel nome per un cane! Vieni, yodel! Sapevi che l'Antartide è il più grande territorio non reclamato del nostro pianeta? Secondo un documento chiamato Sistema del Trattato Antartico, è governato da paesi come Argentina, Australia, Cile, Francia, Nuova Zelanda, Norvegia e Regno Unito. Tuttavia, questo pezzo di terra dalle condizioni meteorologiche estreme viene usato per un sacco di indagini scientifiche. Sulla Terra si verificano circa 2000 temporali in ogni istante. Ovviamente alcune zone sono soggette a condizioni meteorologiche più estreme più spesso di altre. Il National Grave Storms Laboratory ha calcolato questa media. Dai risultati delle loro ricerche si verificano migliaia di tempeste in continuazione. Su base annuale ci sono circa 16 milioni di temporali in tutto il mondo. A un certo punto una lettera è stata completamente rimossa dall'alfabeto. Hai sentito bene? Intorno al 300 a.C., Appio Claudio Ceco, censore romano,
fece rimuovere la Z dall'alfabeto perché pensava che si usasse molto. Per i 200 anni successivi questa lettera non è stata nell'alfabeto. Sì, sembra la trama di un film di fantascienza, ma sulla Terra c'è un essere vivente con occhi su tutto il corpo. Si chiama granchio a ferro di cavallo e in totale ha 10 occhi, anche vicino alla bocca e lungo la coda. Se ti è mai capitato di sognare di diventare pilota, devi imparare una lingua segreta. Si chiama inglese aeronautico ed è composto da 300 parole che i membri dell'equipaggio senior devono conoscere, non importa dove si trovino o quale sia la loro lingua madre. È fondamentale che le persone che coordinano il traffico aereo siano in grado di comunicare e capirsi. Sì, direi utile. Sapevi che ci sono edifici così grandi che hanno un proprio codice postale? Tipo l'Empire State Building, che ospita così tante aziende che ha il suo codice postale, 10118, anche se è nell'area del 10001. I cani non hanno impronte digitali uniche come quelle degli esseri umani, ma hanno un loro equivalente, il naso. Eh sì, i nasi dei cani hanno uno schema unico simile a quello delle impronte digitali umane. Non puoi insegnare a un vecchio cane nuovi trucchi, ma sicuramente puoi riconoscerlo dal naso. Gli avocado sono tra i pochi frutti che non maturano se attaccati all'albero. Affinché raggiungano la consistenza cremosa perfetta per il guacamole, bisogna staccarli e farli maturare. Un quarto di tutti i prodotti di una panetteria, di norma, ha ingredienti che provengono dal mais. Se ti sembra tanto, riflettici un attimo. Le patatine fritte e le crocchette di pollo hanno quella consistenza unica grazie alla fibra di mais. Per non parlare della maggior parte delle bibite analcoliche che contengono sciroppo di mais. Ok, ora ha senso, vero? Non sarebbe fantastico avere il superpotere dell'ubiquità? Io sceglierei la spiaggia. Beh, forse non è proprio fattibile come cosa, ma comunque a Chicago c'è un edificio da cui puoi vedere 4 stati diversi in una giornata limpida. Si chiama Willis Tower e dalla sua terrazza alta 412 metri potrai vedere l'Illinois, ovviamente, l'Indiana, il Wisconsin e il Michigan. Le medaglie d'oro olimpiche non sono tutte d'oro. Ebbene sì, se sei un atleta e sogni quelle medaglie, beh, sappi che quelle attuali sono costituite al 92,5% d'argento. Tuttavia, sono placcate con almeno 6 grammi d'oro. In passato le medaglie d'oro olimpiche erano fatte di oro puro, ma l'ultima volta che un atleta ne ha ricevuta una è stato nel 1912. Vuoi ancora gareggiare? Non volevo rovinartela. Se ti piace nuotare o se ami l'acqua in generale, lo stato del Michigan è il posto perfetto in cui trasferirsi. In Michigan, infatti, non ti troverai mai a più di 10 metri di distanza da uno specchio d'acqua. Inoltre, sarai anche entro 137 km di distanza da uno qualsiasi dei grandi laghi. Uno dei passatempi più popolari di questi tempi, i film in 3D, risalgono al 27 settembre 1922, quando ci fu la prima del primo film in 3D. Si chiamava The Power of Love e il pubblico, fortunato, ha potuto goderselo all'Ambassador Hotel Theater di Los Angeles. Wow, sembra verissimo!